Bentornati qui dalla vostra Erichioba! Mi è partito un bottone della camicetta, per fortuna che non si vede. Allora, sono contentissima di essere tornata, davvero non sto scherzando. Chi mi segue su Instagram lo sa, infatti vi aspetto su Instagram, sempre Erichioba everywhere. Ho avuto un'estate decisamente particolare, non del tutto positiva, devo essere onesta, non è stata delle migliori estati. Poi, chi già mi conosce bene da diverso tempo sa che io con il caldo praticamente sono completamente KO. Quest'estate KO ci sono andata non solo figuratamente, quindi non solo a livello mentis, ma proprio a livello corporale. Insomma, vi spiego tutto durante il video, proprio per il fatto che onestamente se sparisco per diverso tempo, visto e considerato che il nostro è come se fosse un rapporto vero e proprio, perché è un do ut des, cioè voi mi seguite, mi date affetto, io creo contenuti per voi, quindi sono onesta nel dire che non credo sia corretto andarsene per troppo tempo e non spiegare niente. Poi è ovvio che la vita privata è comunque un diritto che va preservato e sono scelte di noi youtubers che cosa dirvi, che cosa non dirvi, cosa mostrarvi, cosa non mostrarvi. È ovvio che questa è una cosa molto importante, nel senso che è giusto che certe cose magari tanto intime, tante private rimangano tali se noi creatori lo vogliamo, perché comunque questo alla fine è anche un lavoro, ci può guardare chiunque, dal nostro vicino di casa allo zio, all'ex, quindi insomma è sempre buono pesare le parole che diciamo qui su YouTube. Però ecco, diciamo che ho voluto raccontarvi un pochino quello che è successo, proprio per il fatto che non dirvi proprio niente, non lo so, non mi andava onestamente, non mi piace. Detto questo, in questo video ho cercato di rispondere a un po' di domandine che mi avete posto spesso anche su Instagram, e oltre a ciò nei video Get Ready With Me a settembre 2018 in poi, ma in realtà l'ho già fatto, ho pensato di testare anche tanti prodottini nuovi, nel senso, siccome ci arrivano tante cose è un po' impossibile riuscire a parlarvi, a fare le recensioni, il One Brand Challenge di ogni collezione che ci arriva, anche perché nel momento in cui arriva una collezione passano 3 mesi e c'è già la collezione della stagione successiva, quindi è davvero impossibile provare tutto, ergo cerco di prendere le cose che più mi incuriosiscono delle collezioni e le inserisco nei Get Ready With Me, quindi fatemi assolutamente sapere se vi può piacere quest'idea. Altro argomento, fatemi sapere assolutamente se vi piace il nuovo colore di capelli, io lo adoro perché mi ero un po' stufata onestamente del rame scialbo che avevo, che per carità non era brutto, però ho voluto dargli una sprezzata in più perché in autunno-inverno così il mio incarnato si illumina maggiormente, ecco. Vi invito a iscrivervi al mio canale per sostenermi se vi sto almeno un po' simpatica, perché YouTube è comunque una grossa parte del mio lavoro, è da dove diciamo è iniziato un po' tutto, quindi ogni vostra iscrizione non è assolutamente data per scontata, io vi aspetto anche su Instagram dove ci sono 24H. E oltre a ciò vi ricordo che ci sono ancora posti per i miei corsi con mia docenza, corso T1, trucco correttivo di abbellimento, sposa, shooting e sfilati, in collaborazione con la MBA Academy di Milano, una delle accademie più rinomate sul territorio nazionale, che vi rilascia il certificato riconosciuto in tutta Europa, accademia scelta anche da Dolce & Gabbana per una delle sue ultime sfilate dove ho lavorato anch'io. Quindi se siete interessati in dubbio su quale accademia scegliere per diventare truccatori professionisti, ovviamente io vi consiglio quella dove insegno io. Il T1, che è appunto il primo livello da cui cominciare, è indicato e dedicato a tutti coloro che hanno la passione ma che non hanno magari nemmeno esperienza, se l'avete meglio, però il requisito fondamentale è la passione. Partono i corsi da fine settembre a Padova, da fine ottobre a Milano e da gennaio 2019 a Torino. Questi sono i miei 3 corsi, se siete interessati soprattutto a Padova e Milano accorrete, vi lascio il link qui sotto perché i posti sono limitati e ci sono già delle belle iscrizioni. Se non siete interessate ma conoscete qualche ragazza o ragazzo veneto che vuole diventare truccatore, mi raccomando parlategli del mio corso, ve lo dico non solo per me ma proprio perché in Veneto, e io lo so bene perché appunto anch'io feci la scuola a Milano, non c'è nulla per diventare truccatori e basta, bisogna fare anche estetismo eccetera eccetera in concomitanza. Dategli questa soffiata del corso che si svolgerà a Padova, perché non si sa se lo riproporremo, quindi è un'occasione più unica che rara. Bene cari e care, io vi lascio quindi al Get Ready With Me, ho fatto questo look decisamente autunnale, io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo alla prossima. Ecco.
eccoci qui, cari e care. Allora, fatemi sapere innanzitutto cosa ne pensate della luce, perché ho cercato un attimino di settare la situazione, visto che mi avevate detto che secondo voi ero troppo luminosa, non si capivano i prodotti, eccetera eccetera. Il risultato, per quanto vi riguarda, per me è importantissimo, quindi voglio che capiate bene come sono i prodotti, eccetera eccetera, quindi fatemi sapere, mi raccomando, con un commentino. Per me è utilissima questa cosa qui. Inizio con il mio tonico preferito, nonché l'Assoluta di Nature's, tonico antietà, contiene iris florentina e myrtillage. Questo tonico qui mi piace tantissimo perché ha anche una funzione tipo rilassante, e poi vabbè, è viola, che è il mio colore preferito. Vado ad applicare un prodotto per le occhiaie, infatti vi volevo comunque far vedere tutta la collezione di Lierac, ovvero questi prodottini qui appunto per il contorno occhi. E c'è quello antifatica, che è quello arancione, c'è quello per le rughe, che è quello argentato, quello per le poche, che credo siano le borse, che è quello turchese, eccolo qui, e quello per le occhiaie, che è quello blu. Sostanzialmente contengono degli ingredienti che vanno a contrastare le rispettive problematiche e vanno anche a sgonfiare, eccetera eccetera, appunto a seconda del prodotto che scegliete. Secondo me, siccome ho delle belle occhiaie, io vado a scegliere proprio il Dark Circles. Eccoci qua. Nel frattempo mi è servita una forbicina per aprirlo, perché pensavo si aprisse con il tappino, invece no. Ma ok, andiamo a leggere un attimino. Allora, sostanzialmente questo prodottino qui con arnica, vitamina C, tripeptidi ricostituenti e appunto dei peptidi anti luce blu, vanno proprio a contrastare anche a livello di onde luce, quindi di colore, le occhiaie blu. Quindi adesso lo mettiamo alla prova, giusto? Mi sento di dovervi dare una spiegazione per quanto riguarda la mia sparizione estiva. Vabbè, sapete bene che a un certo punto dell'estate io vi saluto perché non riesco a fare più video, perché inizio a sudare la faccia, non mi trucco, sono praticamente una persona che cerca di semplicemente sopravvivere a quei 3 mesi di caluria e afa insopportabile, quindi non sono in realtà una persona felice, spensierata e allegra. Quindi per quei mesi lì cerco di non farmi vedere, ma non solo da voi, cioè in generale comunque dalla società. La butto in ridere perché, cari e cari, io non sono assolutamente dell'idea di piangere il morto per fregare il vivo. Non so se si dice anche nelle vostre regioni, ma qui in Veneto, appunto, detta in dialetto, fa molto ridere. E nulla, sostanzialmente è successo che d'estate io soffro abbastanza, quindi sono finita in ospedale. E mentre vado a prendere questa fantastica scatola di Wet n Wild, che non avevo ancora utilizzato. Ta-da! Guardate che bellezza, cioè con il colibrì iridescente. Vado a prendere questo primer qui, è super bella questa scatola davvero. Il prodottino qui è un Photofocus Primer Water Spray, quindi non c'è scritto altro, semplicemente che è una pozione paradisiaca, però appunto è un primer, quindi andiamo ad utilizzarlo. Ok. Va bene. Allora, l'odore è pseudo inesistente, quindi boh, per rinfrescare rinfresca. Comunque lasciamo asciugare tutto ciò. Qual è il punto, ragazze? Allora, io sono un po' una carretta ruggine per quanto riguarda la mia salute, figurarsi d'estate. Alcuni di voi lo sanno già, perché comunque in passato l'ho già detto, avevo già accennato a questi problemini, che per carità non sono cose gravi, però semplicemente io sono nata senza un rene, ho un rene solo, e quindi per questo motivo da un anno e mezzo a questa parte prendo dei farmaci che sono degli immunosoppressori. Quindi gli immunosoppressori fanno sì che io sia immunodepressa, di conseguenza più debole appunto per quanto riguarda il prendersi acciacchi. Quest'estate sono andata in montagna e nella valle dove sono andata, che in particolar caso era la valle di Solda, c'era un virus che girava per tutta la valle, c'era proprio la gente che prendeva le macchine, partiva, i fidanzati partivano e portavano via le fidanzate morenti in macchina, vi giuro, cioè io sono arrivata e c'era la gente che andava indietro così. Oramai avevo prenotato, sono rimasta lì, mi sono beccata il virus, ovviamente l'ho scoperto dopo che c'era il virus, e nulla, poi sono tornata a casa e sono finita in ospedale 10 giorni.
Questo è quanto, quindi buttiamola totalmente in comicità, però l'estate e le vacanze non fanno per me. Cioè io mi sono proprio resa conto che l'autunno-inverno, il lavoro che mi tiene impegnata e appunto la stagione fredda sono come una sorta di husky, cioè io sto bene proprio con le temperature fredde, secche e impegnata a fare cose, perché nel momento in cui io abbasso la guardia, mi rilasso e comunque se è estate a maggior ragione, io praticamente crollo. Nel frattempo vado a mettere gli Erak Hydragenist Lebr, che è praticamente il Balm Nutri rimpolpante effetto gloss. Allora, vi dirò, questo non è un prodotto nuovo, sono onesta, lo utilizzo semplicemente per idratare le labbra prima del make-up, quindi mentre faccio occhi e viso. Rimpolpante, sono onesta, non vedo nulla di rimpolpante. Come vi dicevo, mettiamo alla prova un po' di prodottini nuovi e quindi di solito io utilizzo il mio amatissimo Pro Longwear di MAC, invece adesso andiamo di Sephora. E siccome mi hanno parlato benissimo di questo appunto correttore, io ho preso il naturale, il 22, che appunto non è nemmeno troppo costoso, quindi adesso lo andiamo a provare. Yeah! E nulla cari e cari, in sostanza dovevo anche andare a Rimini al mare con la mia amica Ramona e avevo pensato anche di farmi un vlog eccetera eccetera, ma è andato tutto completamente in fumo. La vacanza invece me la sono fatta in ospedale, quindi diamoci conto di fortunella Erika, cioè veramente. A parte che io non sono una di quelle persone in fissa con le vacanze, ma secondo me c'è proprio una conseguenza del fatto che non amo l'estate, quindi prediligo proprio il ritorno all'ordine, le sovrastrutture da settembre in poi. E quindi sì, sarà per questo appunto che non mi piace magari troppo perdere il controllo, insomma sapete tutte quelle boiatine psicologiche che vi dicono quando fate i test sui giornali eccetera, no? Nel frattempo sono andata a cercare una cipria nuova che non avevo ancora provato e ho trovato l'Emotional Brilliance di Lush, che se non lo sapete ha scelto appunto di non utilizzare il mica per questioni etiche. Vabbè, qui si può essere d'accordo o non d'accordo, ma la cosa per cui l'ho scelta è perché tende al rosa. Il trucco che voglio fare è piuttosto rosso, diciamo, lo voglio proprio fare super mega autunnale. Di conseguenza, se io vado ad esaltare, essendo un sottotono neutro, il mio giallo della faccia, che è pochino, però c'è, se lo vado ad esaltare poi sembra che io, che quel giallo lì diventi tendenzialmente verde, visto e considerato che ho i capelli rossi e faccio anche un trucco rosso, perché il verde ovviamente è il complementare del rosso. Quindi vado a prendere questa cipria qui, che è appunto più tendente al rosa, vedete che c'è scritto Lush qui puntellato, vado, volevo utilizzare anche pennelli nuovi, adesso magari mi ci impegno. Vado innanzitutto ad opacizzare la situazione correttore e a fissarlo. Ok cari e care, stavo cercando anche dei nuovi pennelli da utilizzare, poi vediamo, utilizziamo magari qualcosina di Mulac, però a livello occhi, perché devo dirvi che per quanto riguarda i pennelli Mulac la mia opinione è buona, semplicemente però mi manca qualcosa per il fondotinta, perché io non vado ad utilizzare queste cose durine per il fondotinta, quindi vado del mio amatissimo Sephora 45. E per quanto riguarda il fondotinta, cari e care, vado con il Fenty Beauty che ho comprato. Ho comprato nella tonalità 170, me ne hanno parlato bene. Mi hanno detto che è molto coprente ma nel contempo è anche elastico, quindi io l'ho già utilizzato 2-3 volte, ho trovato comunque il mio colore perfetto che è praticamente un neutro, cercando di far virare il mio colore, il mio sottotono neutro della pelle, dato che posso, visto che non è né prettamente freddo né prettamente caldo, lo sto facendo virare verso il rosa. Volevo far vedere questa matitina che tra l'altro costa anche gran poco, di Debbie, che è la 01 Spot Solution Anti Impurità Concealer, che praticamente io utilizzo per neutralizzare dei brufolini. Allora, secondo me, io ve ne parlo perché costa anche poco, quindi secondo me è molto valida, perché ha la texture adatta per fissarsi appunto sull'imperfezione e aiuta davvero, essendo anche nel frattempo anti-impurità. Adesso in cipria appunto sono sempre con il prodotto di Lush, che tra l'altro sembra molto molto valido. Allora, mi avete chiesto anche i progetti futuri, ecco, questo magari mi rende un po' più felice, e nulla, i progetti futuri ce ne sono.
Ce ne sono e non vedo davvero l'ora di dirveli, però serve ancora un po' di tempo perché comunque ce n'è uno che è proprio un progetto bello grosso, dove tra l'altro non sono nemmeno da sola, quindi insomma è davvero un bel progetto. Saprete di più non solo da parte mia tra un po', non molto, ecco, vi posso dire questo. E oltre a ciò comunque sono molto molto contenta anche per quanto riguarda i miei corsi, perché sono già tante ragazze iscritte. Utilizzo la base per occhi HD di NYX, perché comunque appunto il trucco occhi che ho in mente è piuttosto cioè protagonista, quindi insomma non nude. Sto leggendo, sono addirittura d'arrivo appunto verso la fine. Eleanor Oliphant sta benissimo, un libro di cui stanno parlando davvero tantissime persone, fatemi sapere assolutamente se lo state leggendo, se l'avete letto, che è un libro piuttosto particolare, scritto da un inglese, quindi non può non essere particolare, gli inglesi mi fanno morire. E nulla, parla di questo soggetto, questa matita non mi sta convincendo. Eccola qua, Strat di MAC, questa volevo trovare, vediamo un po'. E quindi nulla, sostanzialmente Eleanor Oliphant è una ragazza un po' peculiare perché ama la solitudine, quindi già la tematica mi aveva interessata perché a me comunque la tematica della solitudine nei libri piace molto, perché sapete che anch'io sono un animo un po' solitario, un po' outsider. Sono appunto a metà. Questa ragazza ha un rapporto piuttosto particolare con la madre e appunto devo ancora capire perché, anche se qualcosa si capisce, cioè si può intuire più che altro. So che ci faranno anche il film, quindi io amo andare al cinema quando ho letto il libro di quel film fino alla fine. Se no, se mi annoiano così, a volte li mollo, eh. Ecco qua, questa è la situazione sopracciglia, fatemi sapere cosa ne pensate. Secondo me è più consona per il capello che ho attualmente, quindi meno rame ma più rosso intenso. Vado a prendere la Venus XL di Line Crime, che è una palette che io amo alla follia. E guardate che figata, cioè non potevo assolutamente non avere questo range di colori qui. E vado a prendere Afrodite, perché appunto, come vi dicevo, voglio fare proprio un trucco super mega autunnale. Allora, queste palette qui di Line Crime, io infatti ho anche la Venus, quella mini, mi piacciono veramente da impazzire, anche per il fatto che, come potete notare, i colori sono iper mega pigmentati. Ah, ovviamente 73 di Sephora. Cari e care, altro argomento di cui mi avete chiesto di parlare è: perché Erika non ti vediamo più con X? Perché non fai più video con Y? Allora, innanzitutto, a me non piace parlare di persone che non sono presenti. Cioè, non sarò mai la persona che, come spesso succede su YouTube, non solo Italia ma anche all'estero, come avete potuto notare. A me non è mai piaciuto sputtanare le persone, ma comunque di base parlare di una persona in video, cioè perché non è né presente e in più le fai una boiata, le fai una cattiveria, perché tu stai parlando con un pubblico vastissimo di lei che non è presente e non lo sa. Cioè, una cosa veramente molto brutta. È già successo, ripeto, sia qui su YouTube Italia che all'estero. Vabbè, mi ha toccato di più quando è successo qui su YouTube Italia, e sono cose che non mi sono mai piaciute, te l'ho sempre detto. Cioè, per me l'amicizia è una cosa sacra, non avendo basato la mia vita su relazioni lunghe, quindi appunto su un eventuale fidanzato, una figura maschile, l'amicizia femminile è un valore che è riuscito a svilupparsi molto nella mia persona e di cui ho davvero tantissimo rispetto e che considero proprio importante nella mia vita come concetto. Nel frattempo appunto vado a prendere il crease brush, come vi dicevo, e vado a prendere Botticelli, che è ancora più scuro, a creare tridimensionalità. Questo è di Mulac. Per me quella persona non è più una conoscente, ma appunto diventa un'amica, soprattutto se questa persona decide di condividere cose intime con me. Ergo, la trovo veramente una cattiveria unica andare a parlare di questa persona in un video. È veramente una cosa molto brutta e che ritengo tra l'altro anche molto
puerile, infantile, sono cose che da me non vedrete mai. Quindi, per questo non vi rispondo quando mi dite Erika, perché, perché, perché? Perché sono tutte cose intime che io nel caso preferisco sviscerare con la persona. Non condivido alcuni atteggiamenti che su YouTube ho visto diverse volte, ma che secondo me comunque provengono da persone che non hanno appunto questo valore dell'amicizia, perché amicizie che ho nella mia vita me le porto dai banchi di scuola, cioè sono persone fidatissime a cui se devo dare a qualcuno magari le chiavi di casa, con loro sono tranquillissima. Cioè per me l'amicizia è questa, per me l'amicizia non è conoscere Caio e Sempronio e dire sì, la conosco, ci ho fatto due eventi assieme, siamo super amiche, ci ho fatto i video assieme. No, cioè l'amicizia per quanto mi riguarda è tutt'altra cosa. È condividere delle cose della vita, è famiglia. So che magari ad alcuni di voi può sembrare magari esagerato, però per me è così. Cioè per me l'amicizia è famiglia, perché appunto, ripeto, ho avuto un'impostazione di vita che mi ha portato a credere molto in questo valore qui. Vado a mettere anche un po' di correttore sulla quiz, ecco qua, per poi andare a trasferirlo. E siccome voglio fare appunto una sorta di cut crease, questo metodo riuscite perché andate a mettere il correttore, la linea già fatta. Allora, YouTube secondo me lo dovete prendere un po' come una sorta di telefilm su Netflix. Cioè YouTube non è la vita reale, amicizie che tu puoi avere nella tua vita intima, personale, di certo non sono le amicizie che magari vedete in un video in collaborazione che sembra che si amino perché si chiamano amore di qua e di là, e magari sono persone che si vedono due volte, tre volte all'anno. Secondo me bisogna stare un po' attenti a considerare certe cose dei modelli, perché appunto la vita è diversa, la vita è un'altra cosa. Cioè la vita è concretezza, non è chiacchiere basata sui fatti. E quindi voi dovete sempre basarvi sui fatti, anche quando avete a che fare con delle persone amiche, dovete sempre chiedervi cosa farebbe questa persona per me. Questo per dirvi che il nostro è un ambiente che può sembrare roseo, può sembrare brillante, può sembrare sbrilluccicoso, può sembrare che tutti si amino, eccetera eccetera. In realtà poi quando ci sei dentro, come appunto ci sono dentro io, parli con tante persone e sai tante cose perché appunto sei dentro alla community, ti rendi conto che appunto c'è tanta 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 facciata. Allora, adesso vado ad utilizzare un transition color di Wet n Wild, quindi appunto vado a prendere una delle palettine di questa fantastica scatolina che vi avevo fatto vedere, e trovo che queste palettine, siccome costano anche poco, siano super sghice, super furbe, perché vi dicono proprio subito quali sono i colori da utilizzare, quindi se non siete esperte siete al top. Vedete, crease, eyelid, transition, questo è il transition color, e quindi vado con il mio MAC 224 e vado appunto a sfumare i bordi. Ok, allora adesso vado a prendere questa fantastica palettina di Dior che mi è arrivata da poco ed è la Volcanic. Amo follemente questi colori appunto vulcanici, super da rossa, e quindi ho detto la dobbiamo utilizzare assolutamente. Quindi vado a prendere il Definer Brush di MAC. Voglio andare a prendere questo colore qui che appunto è un terra di siena bruciata, sì, ed è questo che voglio mettere come colore sulla palpebra. Quindi vado a prendere la Hot Flame di Pupa, e colgo l'occasione per dirvi che le ultime palette di Pupa, le Makeup Stories, quindi quelle che sono uscite ogni mese se non mi sbaglio, l'ultima è la Bright Violet, sono magnifiche anche a livello qualitativo, quindi se vi capita andatevele a prendere tutte, non sto scherzando. Spicy Nudes, anche questa l'ho utilizzata tantissimo. Vado a prendere questo e vado a sfumare qui. Vado con Afrodite anche qui sotto. Questo qui è il Pen Brush di Mulac, approvaterrimo. Sempre dalla Venux XL, con il Burns Gold, vado a sfumare meglio qui sotto.
Non sono del tutto soddisfatta del colore che ho messo sulla quiz e quindi vado anche a prendere un po' di questo arancione qua, sempre della palette di Dior, e andiamo praticamente a rendere più arancione il colore. Alla fine ho pensato, vediamo cosa esce, di mettere l'eyeliner blu. Ci viene in aiuto il Dior Matte Blu, appunto, Dior Show Eyeliner. Questo è anche matte, procediamo. Cara, cari e care, vado a provare questo qui di Sumita, che è un brand di cui vi parlerò presto se mi piace, ovviamente, perché mi ha contattata e sostanzialmente si focalizza sulla situazione occhi. Si parla appunto di un mascara con le fibre, quindi andiamo subito a testarlo. Ok, cari e care, allora vado a prendere questa matita di Brochet Zero difetti, base mattificante e lunga tenuta per le labbra e vado a fare il contorno. Ta-da. Vado a prendere la Delirium di Neve. E vado a mettere il Rouge Dior Liquid Red Lava 784 di Dior, che sembra magnificente. Allora, terra facente parte della Fiesta Chic di Mulac, tada, così da non rendere troppo freddo il look. Questo pennello qui di Mesauda 523, anche Mesauda top per quanto riguarda i pennelli, se vi può interessare. Faccio il contouring del naso ed ecco che mi verrà in aiuto l'Infinite Brush di Mulac, perché con esso vado a fare la fronte con la terra, visto che è ampio. Contorno viso, andrei di questo qui di Astra, la Mauve Romance, andrei di questo rosso qui, tada, non ce ne sono tanti di blush così scuretti e vi assicuro che sulle pelli chiare paradossalmente hanno un mega contrasto super top che a me piace un botto. Come illuminante vado a prendere questo qui di NARS, che è il Fort de France, che mi è stato recapitato a casa da poco, grazie mille NARS. Non ce la posso fare. Devo buttarlo. Ragazzi, che vi devo dire? Andremo ad utilizzare quello che vi assomiglia di più, nonché il NARS Man Ray. Se questo mi cade, veramente succedono cose gravi. E sì, del double take. Ed eccoci qui, cari e care, questo è il look terminato, quindi look decisamente autunnale, stagione che io adoro follemente. Io vi invito ad iscrivervi al mio canale, perché ogni vostra iscrizione è davvero apprezzatissima, lo sapete. Quindi vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo nel prossimo video. Bye!